Grazie Presidente, era troppo importante questa occasione per presentare un atto che riguarda l'opera pubblica numero uno, cioè il collegamento viario via Casorezzo, via Esperia Sperani, appunto nell'ambito del PRU numero 9 Selva Candida. Ne ho approfittato anche grazie insomma, ai suggerimenti della collega Donatella Iorio, perché quest'opera pubblica, questo collegamento viario, chiaramente sarà realizzato a cura del Dipartimento SIMU, quindi lavori pubblici. Abbiamo fatto tantissime commissioni, finalmente siamo arrivati a una quadra, nel senso che è in gara la progettazione definitiva, dopodiché si andrà con la gara di appalto integrato e quindi di progettazione esecutiva e lavori. Quindi diciamo da un punto di vista di iter procedurale siamo a posto, però nelle varie commissioni che abbiamo fatto su quest'opera i cittadini ci hanno sempre rappresentato delle esigenze importanti. Prima di tutto è emersa la paura che, come spesso ai noi accade per le opere pubbliche di Roma Capitale, ci siano dei ritardi perché bisogna espropriare delle aree. Lo sappiamo che un po' gli espropri è un po' il tallone di Achille di Roma Capitale, perché ce ne sono da fare chiaramente tantissimi quando si devono fare opere importanti come sono i collegamenti viari. E poi un'altra voce insistente che viene da quel quadrante è proprio la mancanza di rete fognaria. Questa amministrazione ha fatto proprio, io devo dire anche con la Commissione Lavori Pubblici, parliamo spesso di rete fognaria, rete idrica, abbiamo dato impulso agli uffici per la realizzazione di veramente tante rete fognarie e rete idriche. E allora abbiamo colto lo spunto di oggi, di questa della delibera che andremo poi a votare, proprio per dare anche questa volta l'indirizzo politico agli uffici, perché abbiamo capito che ne hanno bisogno. Allora, per andare a chiudere, due punti noi presentiamo con quest'ordine del giorno. Quindi il primo è un suggerimento per quanto riguarda le aree da espropriare, cioè noi abbiamo voluto suggerire di utilizzare l'istituto dell'occupazione d'urgenza. Perché questo? Perché abbiamo visto che gli uffici magari non lo masticano bene, insomma io che oltre agli appalti pubblici mastico di espropri so benissimo che il fatto di costruire realizzare una viabilità che per fare in modo di eliminare l'inquinamento dovuto appunto agli autoveicoli che permangono in un'area perché la strada è piccola e quindi il fatto che diventi più fluido il traffico automobilistico, questa è una delle motivazioni per cui è consentito procedere con le occupazioni d'urgenza anziché la procedura di espropri che è lunga e difficoltosa quando ci sono molte aree da espropriare. Il secondo punto che abbiamo messo in luce è il fatto della rete fognaria, proprio del quartiere che si chiama Quarta Sana, un quartiere che verrà chiaramente servito da questo collegamento viario e per i quali i cittadini hanno sempre lamentato la mancanza di una rete fognaria. Avevano richiesto di far entrare questa rete fognaria nel progetto di questo collegamento viario, ma chiaramente non è possibile perché non è stato previsto. E allora noi stiamo dando indirizzo proprio agli uffici di fare uno studio insieme ad Aceato 2 per la realizzazione di questa rete fognaria e di inserirla nel piano investimenti di Aceato 2 per la futura realizzazione. Grazie Presidente.